Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. E ben ritrovati da Sanremo, qui nella splendida postazione di Radio Bruno, area stile dal Royal Hotel Sanremo. Salutiamo Enzo e tutti gli amici all'ascolto. Siamo qui ovviamente con Alessia Ventura e con Marco Masini. Benvenuto. Ciao, buongiorno. Benvenuto, grazie, Marco. Grazie, è un piacere averti qui a Radio Bruno. Grazie. Marco, allora, ottavo festival, due li hai vinti, l'ultimo nel 2004 con L'Uomo Volante. Insomma, come lo vivi questo festival? Ma il festival è sempre un'emozione diversa, quindi un'emozione nuova, anche perché se le emozioni fossero sempre le stesse ovviamente non si chiamerebbero emozioni, ma lo vivo con grande entusiasmo perché comunque per me la vita comincia sempre oggi, quindi ricominciarla con un progetto, con un album, con una canzone, anzi con 11 canzoni che comunque piano piano verranno fuori, è normale che sia sempre un'emozione importante, anche un modo per sentirsi di nuovo in pista. Il brano che porterai sul palco dell'Ariston, Spostato di un secondo, diciamo, è un brano che ha un concetto paradossale, no? Utopico. Spiegaci un po', sì, sembra un po' uno sliding doors musicale. Ma magari no, è la voglia di ritornare indietro e ritornare negli stessi posti magari un secondo prima per poter rifare certe cose che poi nella vita hai capito che non hai fatto nella maniera giusta, ma questo credo che appartenga un po' a tutti, è un sogno, è qualcosa di irrealizzabile, anche perché una macchina del tempo non si può costruire, altrimenti avremo già degli indizi. Però al di là di questo c'è la consapevolezza di una maturità acquisita nel corso di tanti anni, quindi la vita ti cambia, la vita ti trasforma, ti evolve e tu sei costretto e sei assolutamente in dovere e devi assolutamente trovare la tua vita in quello che sta arrivando. Spostato di un secondo sarà il titolo del nuovo album che uscirà il 10 febbraio e poi seguirà anche un tour che partirà il 30 aprile, giusto? Esattamente, beh, è un po' il modo per ritrovare, anche rileggere quello che ho fatto nel passato, anche se ripeto non vivo di nostalgia, sarebbe lo sbaglio più assoluto, però ricostruire, riportare quello che ho fatto nel passato a quello che sto facendo nel presente attraverso un concerto, attraverso un arrangiamento, attraverso una rilettura artistica e una ristrutturazione, tra virgolette, di quello che è stato il mio passato, credo che sia divertente. Ma poi ti aspettiamo anche a Radio Bruno Estate, non puoi mancare. Ecco. Volentieri. Grazie mille quindi a Marco Masini, non vediamo l'ora di vederlo sul palco, la canzone è meravigliosa. Prossimo appuntamento da Sanremo è qui dalle 17.45, quindi vi aspettiamo. Grazie Marco, a voi. Grazie, ciao, a voi. Ciao. Grazie Marco Masini. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.